La brutta caduta con il conseguente grave trauma di Nadia Fanchini in Coppa del Mondo insegna che anche lo sci non è uno sport totalmente privo di rischi ad ogni livello. In questi anni, infatti, la tecnologia dei materiali, sci, attacchi, scarponi, ma anche la preparazione delle piste con neve artificiale dura e compatta, se da una parte garantiscono sicurezza e alte performance, dall'altra creano qualche problema in più allo sciatore. L'evoluzione dei traumi da sci in questi ultimi 5 anni insegna che, ad esempio, nello snowboard si è passati dai traumi a polsi e spalle a quelli più gravi di capo e colonna, mentre nello sci alpino si assiste ad una crescita della traumatologia del ginocchio. Ci troviamo pertanto in presenza nuovamente di importanti traumi distorsivi a livello del ginocchio, che alcune volte esitano con lesione legamentosa, soprattutto quando attacchi troppo duri, troppo tensionati, non rapportati al peso e alla forza dell'atleta, non si sganciano, non sganciano lo sci e quindi il ginocchio subisce una torsione aumentata notevolmente dalla lunghezza dello sci. Altre volte invece ci troviamo in presenza di attacchi che si sganciano correttamente, ma lo scarpone non adeguatamente tarato può portare a delle fratture della testa del pirone che alcune volte si scaricano fino a distorsioni della caviglia all'interno dello scarpone. La statistica in generale sa dare una risposta anche alla frequenza traumatica nel mondo dello sci in base all'età e alla preparazione fisico-atletica. I ragazzini sicuramente tendono ad avere più patologia ossea, quindi è più facile vedere la frattura della gamba spiroide nel ragazzino, in quanto le strutture legamentose capsulari sono molto robuste. Andando su con l'età, quindi dai 18-20 anni in poi, la lesione sono prevalentemente legamentose e capsulo-legamentose. Il ragazzino, tutto sommato, grazie alla sua elasticità, alla sua capacità di reagire, riesce tutto sommato a salvarsi da questa traumatologia. I consigli dell'ortopedico appassionato del suo lavoro e conoscitore dello sci sono dunque molto importanti. Un'adeguata preparazione. Un'attrezzatura assolutamente tarata sulle caratteristiche atletiche e sulla potenza fisica della persona che va a sciare, gli attacchi adeguati, mai troppo tirati e soprattutto evitare l'ultima sciata. L'ultima sciata quando si è stanchi, quando la neve non tiene più, è sempre quella fatale. Ecco allora un consiglio finale utile per tutti. Sciare finché il fisico è forte e ci si diverte. Quando si è stanchi è meglio dimenticarsi lo sci e andare a fare una passeggiata sulla neve con gli amici. A Nadia Fanchini ovviamente vanno tutti i nostri migliori auguri ed un grande abbraccio sportivo. A tutti gli sciatori la raccomandazione è ad usare sempre al meglio i consigli degli esperti.